Buongiorno, siamo tornati in live dopo, vabbè, abbiamo mancato solamente lunedì. Ciao Amir, da quanto tempo? Come stai? Come stai? Siamo tornati dopo brevissima pausa di un giorno alla fine, perché poi alla fine era solo lunedì che abbiamo saltato. Oggi siamo tornati qua, siamo tornati con la carriera della Gamberetto per portare in alto questa gloriosa squadra. E niente, che avete fatto insomma in questo periodo un po' più di festività, queste vacanze? Vi siete divertiti? Avete mangiato? Avete picchiato qualcuno? No, spero di no, tranne i gabbiani si vanno picchiati, i gabbiani sì. Ragazzi, allora andiamo a caricare la nostra carriera. Vi cambio scena, ragazzi. Eccoci. Mi riattacco al bordo che me l'ho spostato l'altra volta. Partita importantissima già oggi, già dall'inizio subito, perché siamo contro il Tottenham, che non, direi che non è scarso, e decisiva perché siamo in FA Cup e quindi... Sono turno 6, quindi credo che sia... E beh, se ci sono solo queste squadre qua, sono i quarti. Direi. Così a occhio, eh. Tanto poi sicuro ci riuscirà. O Manchester United o Liverpool, sicuro, sicuro. Ah, le affronteremo tutte e due, una in semifinale e una in finale, se ci arriviamo in finale. Vedevo solo un nuovetto così, ma comunque mi sono soddisfatto. Vabbè, vabbè, va bene, va bene. Allora, vediamo un po' oggi che sfide. Cioè, abbiamo il Tottenham e poi subito il Borussia, ma con lo Borussia all'andata abbiamo vinto 4-1 in casa loro, gli abbiamo fatte 4, quindi ci andiamo tutto sommato abbastanza tranquilli, dai, ci andiamo abbastanza tranquilli. Poi abbiamo il Wolverhampton, comunque in campionato, cioè in campionato, in Inghilterra, perché questa qua è di Coppa, quella col Tottenham. Sfide non semplicissime perché Tottenham e Wolverhampton non sono scarse. Poi abbiamo l'Arsenal e poi credo che lo scontro con cui oggi si chiuderà la live sarà proprio quello decisivo perché abbiamo il Manchester United e il Manchester United è con noi lì nella vetta della classifica e abbiamo la possibilità di staccarci. E ora non mi ricordo se sono sopra di noi di 2 punti o se siamo noi sopra di 2 punti. Ma ci andiamo a guardare. Ci andiamo a guardare. No. Dov'è la Premier? Champions. Ancora non ci siamo. Speriamo di esserci la prossima stagione. Ecco qua. Ah, siamo noi sopra di 2 punti. Ok. Siamo sopra di 2 punti. Quindi se vinciamo potrebbe essere decisiva per noi. Se pareggiamo rimane invariata la situazione. Ma se perdiamo vanno sopra loro e... Comunque non è ancora decisiva perché andrebbero sopra di 1 punto. Quindi partite importanti oggi, partite importanti. Tra l'altro, da quello che cosa come abbiamo visto, neanche una semplice, diciamo. Allora io qua andrei con praticamente i titolari. Perché poi il turnover lo facciamo. Dato che abbiamo vinto 4-1 all'andata, lo facciamo contro il Borussia Dortmund in Europa League. Quindi andiamo più o meno così. Ciao, squarta! Dopo 3 mesi ci pure vacanza. No, aspetta, poco più di 3 mesi di pura vacanza, era così. Poco più di 3 mesi di pura vacanza.
E poi ricomincia la scuola. Mamma mia. Fine a se ferve. Eh no, scusa, le cose precise, squarta. Come stai? Allora, facciamo solo questi due cambi e gli altri vanno i titolari. Perché, come dicevo, poi possiamo fare turnover la prossima. Ma è veramente orribile. Concedetemi, ma è veramente orribile quella. Non so se a qualcuno di voi piace, ma. Cambiamola, mettiamo questo. Che non è che questa sia meravigliosa, ma comunque più almeno visivamente un po' meno disturbante di quella di prima. Nuvoloso, ok. Sì, sa. Andiamo. Si gioca alla Salsa Cocktail Arena. Il quarto di finale di FA Riflettori Cup, puntati la su questo coppa giocatore, più guida antica del classifica mondo, cavaliere della ragazzi. FA Cup e vuole migliorare il suo score. Pochi attimi ancora prima di dare il via a questo match, si preannuncia una sfida a distanza anche sulle tribune. Un Il saluto da Piero Gibardo e Tottenham, Lele Adani quei suoi bei che vi giocatori. accompagnerà in questa telecronaca. Di scena ai quarti di finale della Emirates FA Cup, il cerchio si stringe. Il posto è per una Ecco qua i quarti. prestigiosa opportunità Oh! in Oh! semifinale. C'è grande attesa per il Pazzo! duello tra Wanderers e Tottenham. Pazzo! Quarto di finale da giocarsi Ciao in un'ottica Fra, che si singola. presenta Il margine così! d'errore è ridotto. Ogni Così! gol, sai, può Dal rivelarsi nulla, decisivo per il spunta! passaggio del turno. 22 mesi come i 22 gol Vedremo che che farà prenderemo contro meglio il Verona. fra gli Vabbè, attacchi e le 22 difese. gol sono tanti, però grazie, grazie mille, Fra. Ecco la Grazie mille, formazione di 22 partenza mesi, ce scelta ne dal rendiamo tecnico dei conto. Wanderers. Mamma mia, mamma mia. Dai, però abbiamo saltato solo alla fine una live, è vero. Poi da sabato fino ad oggi sono un po' di giorni. Però alla fine una live abbiamo saltato. No, da venerdì, scusi. No, da sabato. Sì, no, sabato c'eravamo. Dai, grazie, Fra, grazie, però. E già che sei qui, ti Squadra che chiedo, fa che in del realtà te pressing l'ho a tutto chiesto, campo, la ma sua tu non guardi il caratteristica telefono, sei un po' come tattica dire. principale. Pierre, è vero, sono Vuoi venire a d'accordo, l'attacco è più efficace per giocare? recuperare in fretta la Vuoi venire a palla. giocare Però è molto venerdì? dispendioso dal punto di vista fisico, va sottolineato. Se applicata male, il rischio è quello di correre a vuoto, sprecando energie preziose. Ok, fammi sapere allora. Tentativo di pressing. Raga, come dicevo, partite difficili Prova a oggi, sorprendere la eh. difesa con un lancio profondo. Può segnare da lì. Respinge Lloris, ma non è finita. Potevano far male da lì. Perché ora mia sorella è stata dimessa, ma poi verrà ricoverata nuovamente, quindi non so se sabato. Vabbè, quello al limite ci si organizza, eh. Se per il passaggio ci si può organizzare. Dovrebbero venire dai ragazzi dalle tue parti, comunque, cioè dovrebbero passare più o meno di là. Dai, fammi sapere allora. C'è interesse, c'è stato anche prima del calcio d'inizio per la prova di Marcelo. Si sono Ma ricorsi veramente rumors Marcello in sul questa suo partita non possibile gioca, ritiro a fine quindi stagione, per ora non c'è nulla di la prova certo. di Marcelo. Sicuramente sarebbe una grave perdita per il E calcio. dai. Højbjerg, parata eccezionale questa! Comunque ora Fratto sarà la. Cioè insomma, si è ripreso Cross del verso il centro tutto. dell'area. Pallone che viene allontanato. Si accentra. Parata straordinaria con un Raga, gol. il Tottenham è pericoloso. La tocca corta. Harry Kane 1-0, c'è il gol del vantaggio. Tottenham è pericoloso, io l'ho detto che è pericoloso. Il replay del gol, palla L'ho crossata nel mezzo. detto. Dopo il pallone toccato corto da Harry Lavandini, Kane. un'esecuzione al volo perfetta da mostrare ai bambini delle scuole calcio. Molto bella. Vabbè. Tanto un gol lo Hanno dobbiamo aperto prendere le sempre. varcature con Questo questo è gol. un dato che 1-0. abbiamo ormai accurato Si fanno vedere i Wanderers. e quindi
ce lo facciamo andare bene. Però qua davanti noi abbiamo Tusan, non riesce a tozzarla via. No. Dai. Giro palla in attesa che si apra. Weston. Portiere si distende e si oppone centrale senza problemi. Secondo me qui ordinare amministrazione per uno. Enrico Cane. Molte di peggio. Occhio al tocco in mezzo. Intervento così così, attenzione. Dai. C'è campo per lui. Sì, sì. 1-1. La ripareggiano subito gli uomini di Mister Gamberetto con Jeremy Pino. Sì! E rivediamo ancora il gol. Ha superato bene il proprio marcatore. Una conclusione potente che si è infilata alle spalle del portiere. Non poteva fare molto da quella distanza. Hanno pareggiato, dunque, 1-1. Dai. Hanno spazio per ripartire. Bello come l'ha visto. Sono scoperti dietro, attenzione. Troppo egoista. Cioè, in realtà sarà calcio d'angolo. Se avessero seguito meglio l'azione, l'avrei messa prima. La reazione del pubblico è evidente alla mancata concessione del penalty di poco fa. Dai. Pallone in mezzo. Niente. Allontana la minaccia qui. Raga, stasera c'è. Cioè, ieri sera si è giocato Harry Kane. Inter Milan. Ecco, non poche polemiche. Sigankov. E diciamo che l'Inter quest'anno perde palla. Quest'anno le sue polemiche ce l'ha avute, insomma. Attacca so. Il Tottenham in zona interessante. Però quando capita agli altri che non si chi se non sei la rete. Perché non sei zitto? Perché avanti, io non penso a giocare? Perché? Però dicevo, se non ti chiami Juve in Italia, poi va tutto in secondo piano. È un dato di fatto, non ditemi di no, ragazzi, non ditemi no, è un dato di fatto. Il punteggio adesso è di 2-1. Comunque, cioè, poi vabbè, al di là degli errori arbitrali, se vinci 3-0 vuol dire che è meritato di vincere, per carità, ci mancherebbe. Sta avanzando. Hanno l'occasione, attenzione. 2-2. 2-2 easy. E c'è il gol. Sì, però abbiamo troppi gol. Hanno reagito immediatamente. Se mi dice io compro, sì. Portiere sorpreso su questa conclusione, Da rivedere il suo piazzamento, non ha protetto bene. Però comunque obiettivamente, come dicevo prima, se vinci 3-0 vuol dire che è meritato. Io non ho visto la partita perché ieri sera mi sono visto Liverpool Manchester United. Avevo sull'altro monitor, ma non è che lo guardavo con molta attenzione l'altra partita, appunto. Può avvicinarsi alla porta. Inter Milan. Occhio al pallone. Tra l'altro ieri vantaggio. Bellissimo gesto dei tifosi. Porca miseria. Dei tifosi del Liverpool, per Cristiano Ronaldo che purtroppo, non so se lo sapete, ma subito la direzione del ha perso uno dei due gemelli che erano appena nati. Non ci stiamo bel certo gesto, al settimo minuto, tutti quanti da applaudire. Gli hanno dedicato anche di un You Never Walk Alone. È stato bello. Di parità, E poi vabbè, partitona del Liverpool, perché ragazzi, non c'è partita. Cioè il Liverpool quest'anno fa veramente paura. Fa veramente paura. Buon recupero. Si fa largo della tre quarti avversaria. Pericolo sventato, molto buono qui il lavoro difensivo. E un altro che fa paura, ma nel senso negativo del termine, è Harry Maguire, ragazzi. Come gioca lui è... La magia! Fa veramente... Uno dice, ma questo qua è calciatore, questo qua è calciatore. Pure capitano del Manchester United, perché guarda, Manchester, per quanto magari adesso non sia... A metri per andare. Porca miseria, nei risultati come un tempo, però è comunque una squadra storica, una delle squadre più importanti del mondo. Capitano Harry Maguire. Anzi, che prende sarà con la squadra, se la devono prendere con gli arbitri e gli addetti alla VAR che sono degli incapaci di prima categoria. Beh, quello è anche vero, cioè...
Io, per quanto da tifoso, uno La gioca poi nel Zigankov. momento della partita ci sta l'insulto, lo sfottò, Pallone che ok, cioè, passa agli avversari. fa parte del gioco. Però io mi auguro, e anche un po' perché non voglio Gara crederci, che andrà avanti per altri 2 minuti. anche se poi il sospetto c'è sempre. Però mi auguro che non ci sia più nessuno che Jones. paghi gli arbitri per vincere, cioè. Non lo so, secondo me qualche partita magari sì, se la Pallone vendono vita. anche. Ma non gli Forza arbitri, proprio rigore le in squadre. vantaggio. Dai, Non si dai, passa più. dai! No, che E dopo entrava, 45 minuti di dai, dai. gioco, dunque il punteggio è in parità sul 2-2. 2-2. Quindi. Poi però, d'altra parte, dico anche vero che forse quando arbitri. Da parte dell'arbitro, quando arbitra Ecco il calcio una d'inizio del grande secondo squadra, tempo. magari contro una un po' più piccola, ci può stare, non ci dovrebbe stare, ma può essere che abbia, non Danilo. lo so, come Zagadou. dire, psicologicamente paura di fare un torto alla squadra più grande, perché è più Palla che importante, esce, perché si sta touche, giocando magari rimessa un trofeo laterale. importante, che ne so. Ma perché Cross Vlaovic si è troppo andato sul così sotto al portiere. portiere? Cosa sta partita? Non sta brillando, eh? Tra l'altro qua credo che se pareggiamo ci sono poi i supplementari e i rigori. Ecco Reguilon. Servito Lo Celso. Non perdetevi il Perché da un prossimo certo punto incontro, in poi sempre nell'FA qui su Cup, EA TV. Coppa un po' Ci sono strana. tutti gli ingredienti per divertirci. Oddio, in Due realtà non mi tecnici che ricordo fanno se è giocare l'FA bene le loro Cup o la squadre. Carabao che funziona Giocatori da così. tiro. Prova la botta. Højbjerg. Rete. E con questo sale a due oggi. L'impressione che potrebbe Vabbè, trovarne anche altri. Replay che mostra come il gol sia sembra un di avere solido tanti pressing Maguire in difesa. ben portato, efficace. Hanno recuperato palla e hanno ribaltato immediatamente l'azione. Mamma mia, Hobbs. 3-2, Vai, vattene, partita vattene, vattene. molto Vai, 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 vai. spettacolare. Ma E tira. cazione! E c'è Ma il gol con il risultato che cazione! cambia Ma con subito l'equilibrio. cazione! Due gol in rapida Il nostro successione. Hobbs, il nostro numero 10, non sapeva neanche cosa fosse il calcio fino a 2 anni fa. Rivediamo il Ma gol. poi è arrivata la Invito Gamberetto gli che ha creduto spettatori in a lui. urlare per il vantaggio che hanno subito immediatamente la rete del pari. Un calo di Mamma mia, mamma concentrazione mia. che non sarà di certo Voi così stato sta partita, cioè tecnico. prendiamo gol, noi lo rifacciamo subito e Abbiamo andremo assistito a così fino alla 6 fine gol. probabilmente. 3-3, grande spettacolo. Dai, su. Ci voglio vedere i supplementari anche perché poi mi si stancano troppi giocatori. Dyer. Lo Celso. Buono il possesso palla degli Spurs. No. No, bravo Danilo. Una cosa giusta. Lo Celso. Intervento pulito sul pallone, E cioè, minaccia ieri, vabbè, c'è sventata. stata la prima semifinale di Coppa Italia. Stasera ci sarà la seconda, cioè. Juventus-Fiorentina. Splendido lancio, attenzione qui. Era un gran tocco verticale, ma è Non lo tutto so. fermo per fuori gioco. Doveva attendere invece di correre subito in Secondo me la avanti. Juve giocherà per lo Comunque, brava la 0-0. difesa a Perché salire, ha Pier. vinto all'andata 1-0. Tra l'altro, vabbè, lasciamo perdere la partita dell'andata. Una delle partite più brutte della stagione della Juve. Forse la Doherty. più brutta. Occhio a Kane. Grande recupero. Stiamo vedendo un pareggio divertente con occasioni da gol e gol da Boh, una mi parte e aspetto una partita dall'altra, perché noiosa, le due squadre onestamente, hanno stasera. comunque deciso di affrontarsi a viso aperto. E anche se nessuna delle due è riuscita a prendere il No. sopravvento, come dimostra il dato sul possesso palla, però entrambe hanno i giocatori che possono trovare la giocata per far vincere la partita. Che gioco champagne, mamma mia. Passaggio da dimenticare, palla regalata agli avversari. Io non ho mai preso. No, ma manco io, manco io. Ma infatti, secondo me, se Højbjerg. passiamo con uno Respinge il 0-0, tiro. forse con un 1-1, cioè secondo me non vinciamo stasera, pareggiamo e passiamo noi perché abbiamo fatto l'1-0. La gioca profonda, attenzione qui. Spezza l'azione e frena una possibilità pericolosa. La Fiorentina sta giocando bene. Harry Però ho Kane. detto, secondo me la Juve farà una partita totalmente La gioca difensiva e Zigankov. comunque Guarda il movimento in area. se c'è una cosa che quest'anno ha Nessun problema imparato per il secondo me a portiere su fare questo bene la cross. Juve
una delle poche cose che forse riesce a fare abbastanza benino è difendersi. Quindi per la Fiorentina sarà Manca ancora difficile un quarto comunque fare d'ora alla gol. fine. Per questo ti dico. Lo Celso! Conclusione sporca, palla che è terminata non lontana dallo No, spot. beh, non è fare la. A parte che, vabbè, non lo dico perché non so se si può dire su Twitch, ma non è fare quello. È il gioco che si può permettere alla Juventus in questo momento. Cioè, è quello. Cioè, ti rendi conto che dobbiamo giocare con Danilo a centrocampo? Che Danilo io gli voglio un sacco di bene, ma non è un centrocampista. No, cioè, non. McAllister. Danilo e Rabiot. Cosa puoi fare con Sai che Danilo e Danilo. Rabiot in mezzo al campo? Danilo. Devi metterti dietro, sperare che Jones. davanti Vlahovic abbia da solo, tra l'altro, perché nessuno che gli dà una Danilo. mano. A qualcuno che Hector gli. Bellerin. Boh, gli la passi, gli faccia un lancio lungo. Prova ad aggirare la E difesa. che riesca ad andare a fare un gol e basta. Cioè, Attenzione perché è pericoloso. quest'anno il gioco della Palla in Juve purtroppo è gioco. questo. A parte che poi c'è da dire, Riescono a al di là del gioco, abbiamo anche degli infortuni. Io non ho mai visto la Juve con così tanti infortunati. Cioè, è una roba incredibile. Il centrocampo ce l'abbiamo tutto rotto praticamente. Tanto è vero che deve andare a giocare Danilo perché gli altri sono tutti infortunati. È anche lì da dire, si fa presto a criticare, no? A insultare Allegri, a insultare la Juve, cioè insultare, vabbè, a criticare. Ragazzi, cioè, se non mancano i giocatori, manca la materia prima, che cosa puoi fare? Sì, siamo messi molto male, lo so, lo so. Però, ripeto, perlomeno, la Juve in questa stagione ha dimostrato che a difendersi più o meno è capace, dai. Quindi, boh, vedremo come finirà stasera. Recuperare bene. Oi Tanto, via. dai. Poi vogliamo andare a perdere la finale contro l'Inter, su. Il match è ancora tutto da decidere. Il finale si preannuncia bollente. Entrambe le squadre sono a caccia del lampo decisivo. I tifosi si fanno sentire e ce la stanno mettendo davvero tutta per E trascinare il proprio chissà. giocatore al successo. Ci Chissà pensa adesso lui, cosa succederà nel lotto spazzando. scudetto, perché quanto influirà il Occhio risultato alla di ieri bocca. sera Tiro deviato. tra Inter e Milan. Ancora 5 minuti da giocare. Possibilità di Dai, ma contropiede. guardate che si fermano gli attaccanti, ma porca miseria. Trassa al centro. Sì, vabbè, mal Deviazione di testa. provvidenziale che evita un gol fatto. Salva il pareggio con una parata d'applausi. Ha avuto un riflesso straordinario sulla Non conclusione vorrei togliere originale. Vlahovic, ma è troppo Bellerin. stanco. Sta partita poi non ha fatto grandi cose, quindi lo facciamo Faccio l'angolo riposare. battuto, palla in mezzo. Testa alta, prova il cross. No. Intervento così così, Ma palla ieri ancora ripieno di testa, pericolosa. è alto 1,10 m. Come fa a pigliare la testa? Pericolo sventato. Lo Celso. Sa che ci Contrasto toccherà fare efficace. i supplementari, raga. E Si andrà così in infatti, perfetta supplementari, parità ai supplementari. tempi supplementari. Ciao, Carl. Say 12 12 hello, tiri, quindi Roger. la partita ci sta, il pareggio ci sta, per quello che si è visto in campo. Ma c'è il coso qua troppo in basso degli sub. No, non riesco a prenderlo. E niente, non ce la posso fare. Non ci riesco, raga. Aspettate, eh. Può andare? Ok, allora lo lascio così perché mi stava creando problemi. No, è troppo in mezzo. Dai, no, ve lo sposto. Ce la posso fare. Credo in me. Ma dovrebbe essere questo, no? Perché non me lo fa spostare? Eccolo, ce l'ho fatta. Primo tempo Ce l'ho supplementare che ha avuto fatta. inizio, molta curiosità per capire Ah, che raga, cosa ma più non ve l'ho benzina da chiesto prima, ma spendere. l'audio è tutto ok? Attacca il Tottenham in Cioè, zona si sente interessante. tutto. No, perché ultimamente sto avendo problemi con Vediamo cosa l'audio e inventa non ora. so perché.
No, la sua no. Dai, lo Chelsea che non giochi manco più nel Tottenham. Azione che sfuma, qui potrebbe essere pericolosa. Dai. Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. Ci facciamo fregare. Si chiama skip, raga. Ferreira Carrasco. Tracciato è bello. Buono il possesso. Yannick Carrasco che è andato a giocare nel Tottenham. Grande sofferenza per i tifosi. Ferina strana quella di Carrasco. Provano a trascinare la loro giocatore adesso all'Atletico. Occhio a Cavani. Edinson. Può far gol, no. Lì. C'era la potenza, ma è mancata la mira, palla di poco fuori. In realtà strana che giocava in Atletico. Poi è andato a giocare in Cina e poi è tornato all'Atletico. Di solito quando uno va in Cina, insomma, finisce di essere un giocatore sostanzialmente. Però anche no, in realtà possesso per i Wanderers. Anche Sharawi se n'è andato a giocare occhio in Cina. Poi in realtà adesso fa il suo, non mi sembra un giocatore totalmente finito. Forse non è diventato, perché io mi ricordo anni fa verso il centro dell'area, i primi anni che non produce risultati. Al Milan si pensava che dovesse diventare un futuro fenomeno. Ecco, El Shaarawy credo, direi che non è diventato un fenomeno, non è nemmeno scarso. Ci sarà un minuto di recupero. Dai, vai. No, dai, non voglio andare ai rigori. Però non voglio manco perdere, quindi se Carrasco. Proprio è che ecco. Primo tempo supplementare che va in archivio, ancora in parità. Di nuovo, cioè, tiri 14-14, abbiamo fatto di nuovo due a testa. Era 12-12. Vado ancora con questi giocatori. Siamo qua arrivati al momento, perché al calcio d'inizio di questo secondo devo anche tenermi qualcuno di decente, insomma, a parte che rigoristi buoni credo di non averne in campo, a parte forse Cavani. Parità assoluta, cercano continuamente il tiki-taka. Però da lì possono chiaramente essere pericolosi. Arbitro, qua io darei un cartellino, però no, non manco ammonito. Manco munito? Vabbè. Allora, vediamo un po'. Tanto non lo faccio, però ci proviamo. Ci proviamo. Stacy, vabbè, non era tirata manco male. Efficace la sua presa. Non era tirata manco male. Mancava forse un po' di potenza. Albero pagliaccio, veramente. Interviene, intercetta il passaggio. Non si accontentano del pareggio, adesso vogliono vincere la partita. Anche perché il pareggio in realtà non è che è contemplato in questa competizione. Dato che qualcuno deve andare avanti. Oh, grazie Fra per i bits. Siganco. Grazie mille. Dai, dai, per il potere di questi bits. Attacca il Tottenham in zona interessante. No, 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 Buffon gli dice di no. Con il potere di bits Buffon la para. C'è campo per andare, attenzione. Dai, che brutto passaggio. Ottimo il lavoro difensivo su questo contropiede. Iniziano ad essere anche stanchi. Possesso per Carrasco. Ribatte la conclusione. Dai, due ore per fare un passaggio. A spazio, prova. Un muro. Sempre lui al posto un giusto muro. Le spinge. No. Il senso. Palla sul palo e quindi sul fondo. Mamma mia. Che rischio. Il palo del Tottenham al 118esimo. Cavani al 120esimo con il sole. Mamma mia, 4-3. Repetti evidenzia l'intelligenza. Il sacrificio per il sole. La difesa
difesa nell'azione del mamma mia, l'ha messa dentro da pochi passi. Tra l'altro azione dei due nuovi entrati di Alex Fernandez e Edinson Cavani. Il portiere qua rivedibile, ma chi se ne frega. Mamma mia, finisce qua. E finisce qua. Alla formazione di casa. 4-3 supplementari. Che partita, ragazzi. Che partita. Mamma mia. Abbiamo rischiato fino all'ultimo, ma alla fine usciamo vincitori. E si qualificano Liverpool con Luton Town, voglio dire, Newcastle e Manchester United. E ora il ritorno di Europa League, che però ce lo andiamo a giocare abbastanza tranquillamente, dai. Incontro col City spostato, con lo United spostato, 420.000 euro per l'FA Cup, grazie mille signori dell'FA Cup. Questi qua convocati. No, cioè veramente una squadra chiamata a prestare FC, come capitano metto Soler. Allora, chi abbiamo pescato in FA Cup? Il Manchester United. L'avevo detto, tanto o ci pigliamo lo United o il Liverpool. Lo United. Ovvio, ovvio, ragazzi. Ok. Ok, let's go. Ma ragazzi, io non so se simularla oppure no, sta partita. Dopo due giorni abbiamo la partita di campionato. Io facciamo così, facciamo un turnover qua. Perché abbiamo vinto 4-1 all'andata. Quindi, boh. Facciamo riposare i più importanti. Ma sì, facciamo un turnover in difesa. Comunque ci serve un portiere. Anche perché Buffon si ritira alla fine di questa stagione, quindi un portiere ci serve assolutamente. E riposa Bellerin, dai. Ah, mi ero dimenticato. Noi abbiamo vinto Dagba. Quindi, diciamo così. Però volevo far riposare anche Danilo. Quindi, che si fa? Vabbè, mettiamo Danilo e poi lo togliamo e facciamo giocare Bellerin. Però facciamo partire Bellerin titolare perché è meno stanco. Ok. Direi che si può andare in campo così, praticamente a parte Bowen e Jones e Marcelo, gli altri di movimento sono tutti, sono Rano, c'è anche Bellerin. Vabbè, ma va bene così. Io la inizierei simulando, poi semmai entriamo in campo. Vediamo come si mette, cioè per dire, potremmo anche perderla 2-3-0. Si parte! Col 3-0 si andrebbe supplementare. Capisce tutto e ferma l'azione. 2-0 invece passiamo noi. A spazio. Però speriamo di non perdere, insomma. Decisivo il contrasto per impedire all'attaccante di tirare. Ha deviato il pallone in out, concedendo la touche, la rimessa laterale. Con la simulazione almeno un gol lo prendiamo sicuro. Però lo facciamo anche Van Dijk, che non segna mai, il Van Dijk tarocco. Fa l'1-0 contro il Borussia Dortmund in Europa League, ragazzi. Complessivo di 5-1. E adesso occhio al tocco verticale, siamo compagno. Efficace l'intervento di Marcello. Direi abbastanza tranquilli. Ora magari piglieremo anche un gol, però voglio dire. Pallone che viene allontanato, poteva essere un'azione pericolosa.
dovremmo perdere. Che si aprono gli spazi. Ecco, infatti, ecco, lo sapevo che avremmo preso il gol. Era normale che sarebbe arrivato prima o poi. Beh, si torna a giocare, punteggio complessivo di 5-2. 5-2, siamo ancora tranquilli. È in buona posizione. Possesso del pallone che viene recuperato. Nico Schulz. Ottimo intervento in copertura. Dai. Ma cosa fai, Cavani? Sarà palo laterale. Prova la botta. E c'è la rete. 5-3. Spettacolare, potente, precisa. Se ne fanno un altro entriamo subito. Non ci ha pensato due volte. Cioè, se rimane così entriamo nel secondo tempo. Siamo sul 5-3 nel computo totale. Credo che ci convenga entrare, non lo so, ho un brutto presentimento. Buono il possesso palla del Dortmund. Corner dunque per l'ultimo tocco di un difensore. Pulisce l'area. Valverde, ah vero, c'hanno Valverde. Recupera palla la formazione avversaria. Dai, andate, andate. Bellerin. Alex Fernandez. Oh, Bolletta. Grazie mille Giuseppe per il follow, grazie mille. Benvenuto alla locanda. La mette in area, azione che sfuma. Abbiamo ancora due gol, dai. E poi non esiste più il gol in trasferta. Sì, no, lo so. Qual buon vento ti porta qua, Giuseppe? Ma... vabbè, non entriamo allora. Ripresa che riprende, possesso Dortmund. Ciao persona che non conosco assolutamente, ma proprio no. Ah, ok, che credo che Fra conosca Giuseppe. Direi. Colpa di Fra. Allora mi spiace, prenditela con lui allora. Se... c'è la norma del vantaggio per il Dortmund. Il portiere ci arriva. Però stiamo soffrendo, comunque col Borussia. Occhio al tentativo. E noi abbiamo fatto un tiro, però abbiamo fatto un gol, quindi. Vabbè. Perde palla al Matador. Valverde. Arretrano il raggio d'azione, invitando in pratica gli avversari a fare la partita e attaccare. Continua il tiki-taka alla ricerca del momento giusto. No. Efficace qui il portiere che concede qualcosa anche ai fotografi. Beh, bravo, infatti daremo il bonus porta un amico adesso. E c'è il palo. Porca miseria. La spazza via. No, raga, entriamo, c'ho paura. Sono ancora sotto il gol, no, entriamo. Alan, entriamo, basta, siamo... siamo lì che rischiamo troppo. Il punteggio complessivo sul 5-4. Vai Bowen. Prova il blitz in avanti. Vai Bowen. Mettiate in mezzo, può spedirla in aria. Perché il cross là? Buono l'anticipo del difensore. Scopriamo anche i difensivi. Rimettiamo in mezzo lui, che è un po' più decente rispetto a Van Dijk e Tarocco. Anzi, facciamo anche così. Rimettiamo Danilo, come dicevo. Say hello, Roger! No, però ora abbiamo invertito gli esterni. Li ricambiamo. Alla prossima gara che potrete seguire come sempre in diretta su EA TV. Mi aspetto un match giocato viso aperto da entrambe. Hanno diversi giocatori di qualità in grado di risolverlo in qualsiasi momento. Errore. Ricordatevi al Marine! Torna! Al Marine! La ripartenza. Occhio. Potrebbe no. Essere il gol del pareggio. Super Buffon, parata d'applausi. Giro palla in attesa che si aprano gli spazi. Niente da fare, gran recupero difensivo. Dai, con il sole Cavani. Con il sole Cavani che corre da solo. Bravo Cavani, che start. L'ha visto? Pallone interessante. L'ha visto? Ma fai schifo Miles, ma fai veramente schifo. Miles, non l'ho del sole.
che giocatore schifoso. Già 75, ma come se avesse 55. Bellingham. Pizza si dice pizza! Può segnare da lì. No. Si molla e respinge. No. Okay. Si era intuito che voleva calciare davvero a tutti i costi. Un po' egoista qui. Diverse soluzioni a disposizione. Il tecnico non avrà apprezzato. Io vorrei andare a fare... Buono il tocco sulla corsa del compagno. Ti prego Cavani. Sì. E forse l'abbiamo chiusa. Con il gol di Cavani. Splendido. Pizza si dice Marizzo! Evidenziano bene queste immagini. Un gol facile facile, ma bisognava essere un po' più. Dai. Ci fa vincere si il sole. Si segnare in questa sfida. Gol che fissa il punteggio complessivo sul 6-4. No, porca miseria. Oh, ma che è? Ma grazie Giuseppe, ma grazie mille per il Prime, grazie per esserti abbonato. Beh, ben accomodato qua in questa locanda di pazzi. E niente, prenda pure quello che ti dà, una birra, non so, un idromele, non lo so. Malen. Un amaro Montescuro. Hanno tentato di rientrare in partita con questo tiro, ma il pallone è uscito. Sono sotto di due gol, devono continuare a spingere così in fase offensiva. Grazie mille. Dai, no. Guadagna metri. Occhio al tocco verticale. No. Bravo. Giocherà ancora per due minuti. Non riesco a spazzarla, non è finita. Se non la cavano. Ma sei il più scarso. C'è spazio per la ripartenza. Occasione. Attenzione. La respinta del portiere. E c'è il 3-3 e non la perdiamo almeno. Sono contento di non perderla. Non può nulla. Sulla ribattuta il Vira al tavolo 4, assolutamente. Arriva subito. Bowen la chiude definitivamente. Il replay evidenzia come il portiere non ha qualificazione ormai in tasca. Miles ovviamente aveva sbagliato. La palla finisce di nuovo un avversario che da lì non poteva sbagliare. E dai, il tecnico non sembra aver prestato. E 3-3, totale 7-4. Sono contento di non aver perso, ragazzi. 3-3 va benissimo. Risultato che rimonta perché eravamo su 3-1. Comunque questo gioco è rotto, raga, perché non è possibile, ogni volta che simuliamo deve finire male, cioè io non lo so. Partita bruttissima, è nostra, abbiamo fatto 5 tiri, loro 12. Però va bene. Ah, intanto chi passa? Vediamo un po'. Passa l'Eintracht Francoforte contro la Lazio, tra l'altro 4-1 nel totale. Lo Sporting passa. Passa il Lione, tra l'altro nel diciamo derby francese. Passiamo noi. Passa il Real Sociedad, passa il Lipsia. L'Atalanta. E il Salisburgo col Tottenham, attenzione. Sheesh. Is it all right if we just ask you a couple of questions? Beh, senza difficoltà sì, però diciamo che nella seconda nel ritorno un po' di paura ce l'ho avuta. Anche se il risultato è poi 17-4. Fortuna, no, abbiamo ampiamente meritato il pari, non scassare. Oh. E niente. I tifosi saranno contenti, vai.
il Dortmund ha fatto oh. Ma Malen sì. Krakenwagen. Ma non c'è niente di male. Intanto ormai li abbiamo eliminati, quindi ciao Borussia e via. Oh, 1.200.000 dall'Europa League. Raga, comunque abbiamo ancora la possibilità. No, il Messico non ci va ad allenarlo. Abbiamo ancora la possibilità di fare il mini triplete, diciamo, perché potremmo andare a vincere sia FA Cup, Europa League e campionato. Quindi sarebbe un mini triplete, ecco. Presidente? Presidente? Wolverhampton, ragazzi, sempre squadra abbastanza difficile da giocare. Ok, let's go. Ci andiamo. Ah, ovviamente dobbiamo pescare squadre forti noi, sì! Perché sennò non siamo contenti. E abbiamo la semifinale con l'Ipsia in mezzo, poi c'è la partita importantissima, decisiva per il campionato con lo United e poi il ritorno con l'Ipsia. Cioè, nel senso. E poi, cioè, raga, solo partite difficili. Vabbè, ok, c'è un Newcastle anonimo in mezzo, però poi c'è il Chelsea, poi c'è lo United di nuovo, l'Everton che comunque ci ha fatto soffrire, mi ricordo, le altre partite. Poi Leicester, poi City, è l'ultima di campionato che magari potrebbe decidere tutto. Abbiamo il Liverpool. Ragazzi, qua si preannuncia un finale di stagione succulento. E ha finito di crescere, eh? Niente. Siamo regista largo. Andiamo con i titolari, perché tanto abbiamo 2 settimane di riposo. Di riposo, mi sembra, poi. E... oh, ci portiamo Falcao, povero Falcao, che non ha più giocato. Magari in panchina. Sarì. Ah, bravo Giuseppe, che vedo che stai spammando i nostri link. Se vuoi andarci a seguire, abbiamo TikTok, Instagram e... basta, TikTok e Instagram. Ah, no, anche YouTube. Anche YouTube, vero? Stavo dimenticando. E... poi credo sì, no. Adesso ok, basta. Cioè, in teoria abbiamo anche Twitter, raga, ma credo che non ci sia manco il comando Twitter, perché non lo usiamo sostanzialmente mai. Dobbiamo anche mettere quello di Weflu, gliel'ho detto da, boh, un mese a Dylan. E... boh, provvederemo a metterlo. Allora, qua ce la andiamo a giocare. E poi se la mettiamo al sicuro, il resto ce lo simuliamo. Che, boh, non lo so. No, c'ha quell'aria di squadra fastidiosa il Wolverhampton, comunque. È tra gli osservati speciali quest'oggi. Se trova i gol, Parigi è il primato di marcature stagionali in Premier League. Match che seguiremo rigorosamente in diretta qui su EA Sports. Aspetta. Ce l'ho. Più belli del grande calcio, più storici, più schedule, è scritto schedule. Lo so che non si pronuncia così, però per facilitarti. Davvero Gepardo e Lele Adani. Scende in campo la Premier League. Sfida che vede affrontarsi Wolverhampton e Wanderers. Queste due squadre hanno tanti giocatori nelle loro file in grado di inventare calcio. Per questo dovrebbe venire fuori una partita assai divertente. Pam 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 pam. Dai, Wolverhampton. Diciamo che uno dei BT sarebbe non prendere gol, che credo che questa squadra non piglia gol. L'ultima volta che non ha preso gol c'era ancora Boniperti che giocava praticamente. Avanza sulla tre quarti.
La mette in mezzo. No, cosa ha parato? Cosa ha parato? Il portiere, che parata Lele. Non capita spesso di vedere qualcosa di simile. Che tuffo incredibile, Pier. Cosa ha parato, raga? Vabbè, in realtà era centrale. L'ha parata anche, cioè, con la spalla. E dai. Oh, perché non mi fa cambiare il tiratore? Vabbè. Tiriamo con Ops. Occhio al corner. Palla che rimane ancora lì, pericolo. Si mola e respinge. Prova, porta. Che gol! Che gol! Stesi, lo stagista. Il ragazzino. Il nostro ragazzino della cantera. Che faceva lo stagista in un supermercato. Questo è il replay del gol. Palla che si è infilata sotto la traversa. Impossibile per il portiere arrivarci. Spepem. Vai a pararla. Se vuoi te lo faccio io fra il comando degli orari. Te lo metto io. Eccolo. Che. Ok, corretto. È sbagliato. Perché il mercoledì non è dalle 15.30 ma dalle 16.30 fino alle 18. Tra l'altro perché 15.30? Ma 15.30 è da un... cioè... 21... no, ma sono proprio sbagliati. Sono proprio sbagliati. Fra, riscrivi per favore gli orari tutti perché sono proprio sbagliati questi orari qua. Non me ne ero manco accorto da quanto tempo... Sabato dalle 22 all'1. Cioè, ma proprio... Gli ho detti a voce. Ok, vabbè, ma se poi magari scrivili... No, dobbiamo correggere gli orari. Perché sono proprio tutti sbagliati. Sono tutti sbagliati. E ora a fine live li sistemo, raga. Così per la prossima volta ce hanno l'abbiamo aperto le marcature con questo gol. 1-0. Comunque, vabbè, te li dico anche a voce, Giuseppe, perché che sei nuovo. Diciamo lunedì e sabato dalle 22 a mezzanotte, giovedì dalle 22.15 a mezzanotte un quarto, e mercoledì che oggi facciamo dalle 16.30 alle 18, e venerdì è gol, 2-0 di Hobbs, e venerdì dalle 17 alle 18.30. E questo è un gol che merita di essere rivisto, da sottolineare. Grazie. Sì, comunque, gol e assist. Grande azione. Gol facile, da sotto misura. Nulla da fare per il portiere. Dato Adama Traoré sta giocando come punta. C'è spazio per il traversone. Ha sbagliato completamente il cross, pallone è terminato sul fondo. Dai, vediamo di chiuderla già nel primo tempo sta partita. Si libera, occhio la grande dama. Occhio, bravo Danilo che recupera. Non controlla bene qui. Se passava, peccato. Palla alla squadra avversaria. Spazio per tirare. Bravissimo Buffon. Dice di no. Andiamo a fare il terzo. No, ben posizionato qui. Recupera il pallone. Ah raga, domani sera Daniel Podens. In teoria dovrebbe esserci il podcast alla taverna sportiva. Lascia credo il Bravissimo il portiere con questo intervento. E che da un po' che non facciamo podcast. Perché in realtà il lunedì che abbiamo fatto la live speciale ci sarebbe dovuto essere, vabbè, il back. Ma ovviamente c'era poi la live, insomma, speciale, quindi non l'abbiamo fatto. Doveva essere poi questa settimana qua, ma non abbiamo fatto la live. Può appoggiarla a un compagno. Quindi direi che domani facciamo quello sportivo e settimana prossima
Possesso consegnato agli avversari. Il nostro back to the podcast. Ospiti che hanno fatto registrare un minor possesso palla rispetto agli avversari finora. Ma questo dimostra che nel calcio non è sempre importante avere il possesso palla, ma sono le occasioni che ti procuri che fanno la differenza. Poi non vale l'equazione che chi tira di più fa più gol. Bisogna essere freddi, lucidi al momento della conclusione a rete. Alla fine basta una rete in più degli avversari per vincere. Devo trovare qualche argomento. Ma per quello sportivo o per quello... Ecco, o per il back? Da domani in realtà c'è già un paio di su cosa parlare, diciamo, di cosa parlare. Possesso per i Wanderers. Mamma mia, Bowen, che numero. No, peccato, questo meritava il gol. Meritava il gol. Peccato. La mette in area. Spazza via. Ci prova, tiro murato. Potrebbe grossare. Vai che se si ci riprova, mamma mia. Mamma mia. Mamma mia, che gol. Che gol, è 3-0 Gamberetto. Ma che gol, che partita di Stacy. Il ragazzino qua che sta diventando uomo con la Gamberetto. Sembrava impossibile. Che gol. Ma non per lui. Che ricorda un po' il gol che faceva il capitano Del Piero. Il risultato comincia ad assumere veramente proporzioni molto pesanti. Sì! Sì! Daniel Podence. Dai, 3-0 primo tempo. C'è spazio per il traversone. Ci sta. Ultimo tocco del difensore, si ripartirà col corner. Ora se va bene, se va da simulare siamo in grado di pigliare 3 gol nel secondo, perché... Occhio al cross in mezzo. Non un granché qui l'intervento del difensore. Qua è giusto leggermente il bagatello. Vai Marcello. Vai Marcello. Bravo Marcello, dai che non è fuori gioco. Contropiede perfetto, ragazzi, è 4-0. È 4-0. E Bove dice calma, calma. Mamma mia, 4-0 proprio, lisci lisci. Azione del gol che merita che di essere visto. Bravo Marcello qua, micidiale direi. Nonostante gli anni si è fatto tutto il campo. Non ho problemi a metterla dentro. E poi, gol facile per Bowen. Doppietta oggi. Posso dare una partita a senso unico. Come gioco da poter fare? Certo, certo. Saranno due i minuti di recupero, come indica chiaramente il quarto uomo. Ah ragazzi, tra l'altro Daniel Podence. Ora ottimo recupero di Marcello. Sì! Finisce la prima frazione con le squadre che tornano agli spogliatoi. Gli ospiti sono direi in che ce la simuliamo. Il secondo ce lo simuliamo, punti, dai. Sembra che niente nessuno. Spero di non fare 4-4, cioè, dai. Per favore. Andiamo a simulare il secondo tempo. Seconda frazione che è cominciata con il punteggio fin qui favorevole per i Wanderers. Vedere, hanno spezzato bene la trama qui. Può servire un compagno. Adama perde palla. Allora, dalle immagini l'avevo già visto. Vediamo cosa fa ora. Gestiscono male questo possesso. Mi ricorda, ma lì si chiedo, perché non so, ma lo sono gli stessi sviluppatori di Undertale. Legge bene, intercetta il pallone. Traversione al centro. La legge bene e allontana. Bravo, salta. Perché il molto in quello stile lì anche il titolo, insomma, alzano il pressing. Il font del titolo. C'è spazio per Marcello che può andare. Spezzano senza difficoltà il tiki-taka avversario. Den Donker. Hoffman. Dicevo, comunque ora dobbiamo prosegue spedito ancora decidere persa, cosa fare dopo la carriera. Bravo qui a smarcarsi. Trasse in area. Che è quasi senza finita. Problemi qui il portiere. Io avevo in mente un gioco recuperano che hanno messo pallone da poco nel Game Pass, molto interessante secondo me, che è Lost in Random. Da un'occhiata in mezzo, attenzione. Però può ovviamente poi chiederò anche la vostra opinione, soprattutto si sul gruppo dei sub. Faremo poi un sondaggino. C'è
attimo dei cambi. E se continuare invece un'altra stagione con FIFA, che tra l'altro la prossima ci sarebbe la Champions, che secondo me potrebbe essere interessante. E a me sicuramente piace fare FIFA, però voglio portare qualcosa che piaccia anche a voi. E portiere sugli scudi nell'occasione precedente. Sto ancora cercando di capire come. C'è anche l'ipotesi di togliere la live del mercoledì, in realtà, volendo. Però no, cioè io vorrei farla. Vorrei continuare a farla. Dovrei cambiare orario, lo so. Ecco Marcelo, passaggio intercettato. Ma al momento, questo è l'orario che posso fare. Ha provato a piazzarla, non l'ha colpita come sperava. Poi è stata fuori una conclusione che non ha pensato. Qualche altro titolo da portare. Ancora 3 minuti prima del fischio finale. L'arma del vantaggio si gioca. C'è spazio per il cross. Tempismo perfetto in questa situazione. Mentre è sempre finita. Abbiamo vinto 4-0. Non abbiamo preso gol, raga. Non abbiamo preso gol. Altro titolo che invece ho sempre giocato, finito ieri tramite il Game Pass, e ve lo consiglio soprattutto anche se vi sono piaciuti. Ma se giochi spesso, ieri più non a rompere. Se avete giocato gli altri della saga, insomma, gli altri del brand, Life is Strange True Colors, ragazzi, mi è piaciuto un sacco. Veramente bel gioco, un bel Life is Strange. Vi diciamo questo, dai, così lo facciamo contento. L'Everton è sesto. Ma l'Arsenal dov'è in classifica? Che ora credo che ora abbiamo l'Arsenal. Senti, ieri mi pino. Non scassare. Si lamenta. L'Arsenal è il settimo, ok. Qua abbiamo la primavera. Che insomma, a parte il portiere, gli altri non è che siano dei fenomeni. Però vabbè, però li lasciamo. Allora, con l'Arsenal ce la giochiamo e niente, io speravo in realtà di arrivare a giocare oggi la sfida per il campionato contro lo United, ma mi sa che non facciamo in tempo. Riusciamo a giocarci giusto questa con l'Arsenal e credo basta poi. Allora, andiamo a giocarcela, dai. La giochiamo, non mi ricordo dopo quanto abbiamo l'Europa League. 4 giorni, beh sì, allora direi che possiamo anche andarci con i titolari, con l'Arsenal. Ci andiamo con i titolari, dai. È già nuvoloso, ottimo. E andiamo a giocare contro l'Arsenal. Uno dei derby di Londra, ragazzi, perché ovviamente la gamberetto non può che essere londinese. Centesima panchina in carriera per il tecnico con questa squadra, ma due punti per portare a casa e 3 punti oggi. 100 partite d'allenatore della gamberetto, mister gamberetto, che si è creato la squadra, si è fondato la sua squadra. Tutto pronto, preparatevi a vivere 90 minuti di grande calcio. Sono con Lele Adani, pronti tutti per questa sfida. Pronti a seguire insieme a voi questo match di Premier League. C'è grande attesa per il duello tra Wanderers. Sarà una partita difficile, come sempre, Pierre, come tutte quelle di oggi, in realtà, in teoria. Con il pubblico da casa. L'atmosfera qui, anche se poi con il Wolverhampton è andata meglio del previsto. Bravo Stacy. Ispirato oggi, però poi la perde. Grande tempestività di questo intervento. Tanto che
Comunque Aubameyang, vabbè, ci sta però. Ricordatevi al barile, torna al barile. Giocate, sto cercando di capire che giocatori ha Arsenal, che prova. Luis Diaz all'Arsenal. Posizione buona per il cross. Vabbè, in Inghilterra c'è andato, ma sponda Liverpool con il portiere. Una giornata storica perché? Ah, raga, con Vlahovic possiamo fare il record. Vai, dobbiamo fare gol con Vlahovic, raga. Tra l'altro mancano ancora un po' di partite, perché e siamo già a 31 gol con Dusan. Decisamente positivo sin qui il campionato della squadra di casa e non era affatto scontato. Siamo entrati nella fase calda della stagione, Pier. Quella in cui si decidono i giochi. Fin qui hanno dimostrato grande carattere, grande determinazione. E ovviamente non è questo il momento di mollare, perché manca sempre meno al traguardo. Devono solo stringere i denti per poter andarsi a prendere il titolo. Porca miseria, la Gamberetto vicino a nomi come Manchester City e Manchester United. Vabbè, United che in real life fa un po' schifo, ma nel gioco è lì che combatte per vincere la Premier. Gestiscono male questo possesso. Viene pressato. Dai. Bravo. Bravo. A chi? Perché la... Io avevo indirizzato dalla parte opposta. Vabbè. Aubameyang. Occhio all'azione dell'Arsenal. Occhio, eh. Bravo, azione che non va a buon fine, merito soprattutto della difesa. Vai, con vai. Quelli oggi festeggia le 100 panchine con questa squadra. Molta strada fatta da quando la dirigenza gli affidò Gino a Gamberetto e il lavoro con questi ragazzi. Palla buona, Bowen. Bowen, Bowen. Vedremo se cambierà la partita. 1-0. Ispirato oggi. Rivediamo meglio l'azione del gol da una grande azione, anche Sesi, altro assist, ennesimo assist. Ha usato il fisico per proteggersi dal di oggi. E non ha il gol di Jarrod Bowen. Grande, grande. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Ragazzi, abbiamo fatto 1-0, dobbiamo fare segnare l'imbucata qui ragazzi, per il compagno. Pallonetto, può arrivare anche il cartellino. Ok, il giallo qua ci vuole. Qui, l'autore del fallo. Deve stare attento ora se vuole finire la partita. Bravo Bowen. Dai. Ah, fuori gioco forse. Fuori non gioco, ci sono fuori dubbi, gioco. Fuori gioco. Peccato per loro perché poteva essere un'azione interessante. Non ha letto bene il movimento della difesa, Pier. Doveva attendere il movimento giusto per inserirsi invece di scattare subito in avanti. Su. Dai. No. Niente. Jones. Bello. Palla interessante. Occhio da Dusan eguaglia il record. Eguaglia il record delle 32 reti segnate in Premier League. Gole, sì, e adesso gol. Certo che qui non poteva proprio sbagliare. Gli manca un gol per superarlo, per prendere la mira e depositare la palla in rete. E non gli manca il tempo e soprattutto non gli mancano le partite perché ancora ce ne saranno ancora. Sì, ciao Grogu, come stai? Paligna. Arsenal che prova. Occhio. Sì. No, no, no. Il portiere dice di no. Buffon. Sceglie il breve. Palla che spiove. C'è campo per la ripartenza. Dai. Oh, grazie mille Carl per i bits. Vlahovic, 33esimo. Speciale che consente di battere il record di marcature. E supera il record. E supera il record, 33 reti in campionato. Mamma mia, Dusan Vlahovic, grazie ancora per i bits. Sì! Che ci hanno dato il vedere. Al barile, torna al barile. Fare il 33esimo gol a Vlahovic e superare il record. Chi è?
Devo andare a informarmi di chi è il record del 32 reti in Premier. Partita che sembra già decisa e siamo ancora potrebbe nel primo essere di Rooney, non lo so. Prova l'accelerazione. No, ma secondo me è ancora più vecchio il record, eh. Secondo me è ancora più sì! vecchio. Sì, il marcatore qui. No. Beh, che azione che mi ha fatto. Che riduce la distanza tra le due squadre. Odegaard. Fa il 3-1. Il replay ci permette di apprezzare meglio la giocata con cui si è liberato del difensore. Non ha davvero lasciato scampo il portiere con qua però, raga, qua il gioco però. Perché Danilo si è spostato invece di andare a contrasto? Vabbè, non lo sapremo mai. Quarto gol della gara che fissa sul 3-1 il punteggio. Bravo. È tra un po' di tempo e qui può starci il cartellino. Ma oggi arriva in Alessandro in ritardo. Può essere. Sinaps è sempre mezzo buggato. Deve stare attento ora se vuole finire la partita. Ha rischiato un intervento in scivolata ed è andata male. Qui il fallo c'è tutto. Sceglie il tocco corto. Ha perso il pallone. C'è spazio per la ripartenza. Vabbè, dai, questa è arrivata subito praticamente. Aubameyang. Super. Bravo Gigione. Anche se si sta per tirare. Occhio al tiro della bandierina. E ancora qua a salvarci su questo colpo di testa. Intervento complicato perché molti qui avrebbero preso gol. Lui no, no. Era sul 3-0. Ora palla toccata corta. L'Arsenal, ecco, sta attaccando. Oh. Ci prova. Respinge. Sì, Giuseppe, palla devi sapere che diciamo che non so se ne sei già accorto, ma questo canale non è che siamo tanto normali. E io l'azione. Da cui è scaturito il gol. Diciamo un sceglie di battere corto. Crossa verso il centro. Un'ammirazione. Metta la minaccia sul cross. Assolutamente grande per i cammelli e per i gamberetti, perché voglio dire, la nostra squadra si chiama Gamberetto. Cioè, ma anche se lì poi c'è una storia dietro del perché si chiama Gamberetto, che un giorno racconteremo. Apprezzabile qui il tentativo di testa col pallone che è uscito di poco. Bellissimo, che sottolinea una prestazione davvero di alto livello di questo giocatore. Alcune non sono proprio arrivate, ma lì è per, a volte perché si accavallano. Se tipo ne mandate tanti insieme, non arrivano. Perché c'è il tipo il timer. Meno brillante del solito qui Aubameyang, che infatti ha perso palla. Arbitro che manda le squadre negli spogliatoi. 3-1 dunque alla. Tanto cosa? No, non ho visto. Ho skippato, volevo vedere cosa stava facendo lo United. Ripresa cominciata con l'Arsenal sotto. Bravo, mandarlo, Bellerin, non mandarlo. Se non ho capito male, c'è stato un calcio di rigore in uno degli altri match. Sentiamo lo studio. Calcio di rigore assegnato dal direttore di gara al Chelsea. Aubameyang! 3-2. E c'è il gol. Attenzione, perché si sta profilando una rimonta possibile adesso. Avrebbe del clamoroso. 3-2, partita molto spettacolare. Dovremmo fare un po' di melina. Però diciamo che non è che sarebbe molto interessante da guardare se lo facessimo. E poi non sono capace, raga. Io non sono capace a tenere il possesso così. Ora forse offline sì, ma tipo se vado online i passionati potranno seguire in diretta sempre. Devo attaccare sta figlio gol. Mi aspetto molto da questo match. Ci sono tutti i presupposti per assistere ad una grande partita. Dai, Ops. Via nell'uno contro uno. McKennie, attenzione. Dai, che brutto tiro. Tuffo prodigioso. Beh, bella parata, ma il tiro non era granché. Sì! Occhio al
corner. Dai. No, traverso. No, no. No, vabbè. No, raga, la voglio rivedere. Scusate, ma la voglio rivedere. Voglio capire da dove è andata sta palla qua. No, fatemi capire perché. Allora, date. C'è il tiro. Traversa. Ah, ok, c'è questo. Poi rimbalza. Credo su, vabbè, sulla gamba di McKennie. Prende sto giro assurdo che boh, va all'indietro. Io poi vorrei sapere con quali leggi della fisica la palla non entra. Vorrei capire con quali leggi della fisica. Qua la tocca, credo, che è parte di questo, sì. Con quale legge della... Raga, la palla sta andando in avanti. Dai, vabbè. Come non è entrata? Come non è entrata? Vabbè, vabbè, andiamo avanti. Andiamo avanti. Allontana la minaccia. Potevano essere avanti di due, ma la sfortuna ha negato loro il gol nell'occasione di prima. Il portiere è saltato solo dal palo. Sì, sì, la sfortuna. Vabbè. Avanza verso la porta. Crossa verso il centro. La allontana. Dusan resiste di fisico. Si fanno vedere i Wanderers. Perché nessuno va in mezzo? Perché dovrebbe esserci Vlahovic. Non ho poda per Berisha. Aspettare e poi colpire. Miracolo del portiere. Il magico muro invisibile. Ecco il cambio. Su FIFA ce ne sono troppi. Almeno in parità la gara. Occhio al cross in mezzo. Attenta qui la difesa. No. Vuoto. Ah, Mancini quello della Roma all'Arsenal. Ødegaard. Vabbè. Il grande calcio non si ferma, questo è il prossimo match che potrete seguire sempre qui sulle frequenze di EA TV. Mi aspetto un match giocato viso aperto da entrambi. Raga, ve lo ricordate invece sempre della Roma Mancini? Su questa girata di testa. C'è tutto qui, istinto, tecnica, senso della posizione. C'è grazie, questi anche in giro, fai vedere la gola. Pier, non è gol. Lo possiamo vedere anche dalle immagini, in diretta avevamo avuto più di qualche dubbio. Deviazione decisiva, ci sarà il corner. Sceglie il tocco corto. Cross in area. Spazza via sul traversone. Prova a rubargli il pallone. Girata bravo, di testa, Buffon. Senza problemi. Bravo qui. Oh, rischiamo di pigliare tutto il pareggio. Qua, sia la conclusione che la parata. Dobbiamo andare a fare a metri per correre. Un altro gol. C'è spazio per il cross. Parte Stacy! Mamma mia! Un cecchino! Un cecchino! Un cecchino! Mamma mia che gol! Mamma mia che gol! Come contro il Wolverhampton! Si ripete! Per far vedere come si calcia la palla. Guardate, guardate! Spam! C'è tutto in questo tiro. Credo che questo sia il gol un po' buggato di FIFA. Però che gol, raga! 4-2, ora siamo un po' più tranquilli. 4-2. Hanno spezzato bene la trama qui. Ha spazio per andare. Lascia partire il traversone. Otto gol. Ah no, è gol. Vanno a più 3. Doppietta. Può essere il verdetto definitivo. Così, 5-2. Ok. Ancora Stacy. Davvero perfetto, come evidenziato anche da replay. Il portiere non ha davvero. Come gioca la gamberetto, raga. Davanti, devastante. Dietro, lasciamo perdere. Ma davanti, tanta roba. Facciamo qualche cambio, dai. In vista poi della partita di Europa League, magari riposa qualcuno. C'è un giocatore di Enemy Pino che ognuno si lamenta, che non gioca poco. Voglio riposare McKennie, dai. Vlahovic no, perché il giorno del record se li fa tutti, dai, 90 minuti.
È una distanza profondissima quella che separa le due squadre. Ottima la copertura. Bravo Bellerin. Non controlla bene qui. Subito Sheffield, andiamo proprio a lane. Prima rete del match per lo Sheffield United. Punteggio che ora è sul 2-1 a 10 dal 90esimo. Perfetto, grazie per il tuo contributo. No. Buffon salva da pochi passi. Bravo Buffon. Doppio cambio per i Gunners. Oh, comunque Luis Diaz faranno invece della vita reale. Non pensavo che fosse così forte. Cioè, sapevo che era un buon giocatore, ma non pensavo che a Liverpool sarebbe stato così importante già da subito. Questo pallone. E così che si ambientasse così in fretta anche nel campionato inglese, comunque un campionato diverso, di un'altra velocità rispetto a quello portoghese. Un altro tipo di gioco. Invece mancano 5 minuti alla fine della partita. Davvero fenomenale. Muriel. Vediamo come sfruttano il contropiede. Davvero un gran giocatore. Attenzione, che segna molto spesso. Fa assist, insomma. È cambiata la situazione a Stamford Bridge. Si è inserito alla perfezione nel gioco del Liverpool. Terzo gol per il Chelsea. C'è spazio davanti. Dai, facciamo il sesto. Può provare da lì. No, dai, non lo facciamo. Il riflesso di Leno. Probabilmente l'abbiamo sbagliato perché ci ho pensato troppo. 180 secondi, questa è l'entità del recupero. No, Young si beve il difensore. E dai, devo farglielo il sesto. Forse un po' troppo tardi. Devo farglielo. Sono stato troppo buono. Si riparte con il risultato di 5-3. Tanti gol. Buono qui il colpo di tacco. Guadagna metri. Mamma mia. Numero mette in area verso la parata. Portiere che allontana senza problemi. Fischia la fine l'arbitro. Missione compiuta per 5-3, i padroni di casa, dai. Sono arrivati infatti i 3 punti. Un successo. Buono. Dietro siamo comunque troppo scandalosi. Il Manchester vince. Vabbè, con lo Sheffield ci sta. Grazie per... Ma... Oh, questo mi devi ringraziare. Sei fondamentale. Continua così. Ragazzi, prossima volta abbiamo l'Ipsia. Partita, tra l'altro, di nuovo squadra tedesca. E sarà dura perché abbiamo l'Ipsia dopo 2 giorni. Lo scontro decisivo con lo United e dopo 3 giorni ritorno con l'Ipsia. Quindi bisogna sperare di chiuderla abbastanza in fretta con l'Ipsia, ma la vedo dura, non lo so. Secondo me non sarà facile. Poi abbiamo lo United e niente. Boh, magari arriveremo fino a quella col Chelsea la prossima volta, non so. Che potrebbe essere... la penultima puntata della carriera mercoledì prossimo. Non lo so, perché poi vabbè, ne mancano ancora 4. Ce le dovremmo giocare perché credo che siano poi fino alla fine decisive per la vittoria del campionato. Ah no, non so se è la penultima, perché se passiamo con il Lipsia si aggiunge un'altra partita che è la finale di Europa League. Vediamo ragazzi se sarà la penultima oppure no. Comunque manca poco alla fine, manca poco. Ecco, prima di chiudere voglio andare a vedere, dato che cambio scena. Andare a vedere chi appartiene il record di gol in Premier League, perché non me lo ricordo. Record. Una stagione, Premier League. Ok, infatti c'è una ragione, era più vecchiotto il record. E a partire da Alan Shearer, ragazzi, quando giocava nel Blackburn. Beh, Shearer è stato un grandissimo giocatore, ragazzi. C-
Ci sta, ci sta. E sarà... ci è andato vicino, eh. Che in realtà, aspettate. Ah, ok, ok. Però aspettate. Però aspettate, sono diversi i record in realtà. Sono diversi. Perché il record di Shearer, che condivide tra l'altro con Andrew Cole del Newcastle, era quando la Premier League aveva 42 giornate. Il record con l'attuale format del campionato, cioè delle 38 giornate, che quindi è quello che mi diceva il gioco, infatti era di 32, non di 34 gol, perché come dicevo quello di Shearer era da 34 gol, a partire a Momo Salah della stagione 17-18 con 32 gol, quindi abbiamo superato Salah, ragazzi. Perché il format è quello delle 38 partite, non delle 42, quindi ci sa che si fanno più gol, se ci sono più partite si possono fare più gol. E quindi niente, siamo arrivati a 33 gol con Vlahovic, ma arriveremo anche a 34 probabilmente, perché mancano un po' di partite. Un bel po' di partite prima di finire la stagione. E quindi niente, abbiamo superato Salah, raga. Amici, noi ci vediamo... ci vediamo... che giorno è? Domani, domani sera alle 22.15. Per, come dicevo, il podcast sportivo. Si parlerà, allora, probabilmente dei playoff, raga, NBA, che sono appena iniziati. Poi un po' di Ronaldo, un po' di quello che gli è successo, del bel gesto, insomma, che hanno fatto i tifosi del Liverpool. E poi cose, vabbè, poi si parla anche un po'. Si va anche oltre, si parlerà sicuramente anche di altro. E niente. Volevo dire qualcosa, ma non me lo ricordo più perché sono vecchio e mi dimentico le cose. Niente. Rinnovate le sub, raga, fate, se volete sostenerci con Amazon Prime è gratis. Se no invece, se non avete Prime, con 3,99€ potete darci da mangiare. Siccome sono uno streamer, streamer professionista, insomma, no, siccome voglio essere corretto, vi dico che lunedì sera, nella live di lunedì, probabilmente non ci sarà, o meglio, potrei esserci, ma se arrivo più tardi, in base anche a cosa, poi a cosa decidi di fare Dylan, perché se Dylan fa qualcosa che magari è già in team, che ne so, con altri, non sto neanche a passare, però... sappiate che perlomeno fino alle 10, fino alle 11, sicuramente non ci sarò lunedì sera. Perché c'è la Juve, raga, che gioca, vado a guardare la partita. Voglio vedere quanto perdiamo, perché tanto, per come siamo messi, va tanto bene. Niente, ora... ah, Giuseppe, non so se te l'ha già detto Fra, ma... o se sei già entrato, perché prima ho visto una notifica con la coda dell'occhio. Vediamo se sei già entrato. Eccolo, è già entrato. Ok, perfetto, allora niente, ce l'hai già il gruppo e quindi niente, sul gruppo del sub troverai poi su Telegram faremo un sondaggino per capire anche cosa fare più avanti qua nella live del mercoledì, che la live del mercoledì e quella del venerdì sono dedicate alle serie, infatti noi di solito siamo in due, ma il mercoledì ci sono solo io e il venerdì c'è solo Dylan, perché sono i giorni che facciamo le serie, insomma, sicuro che poi in realtà non è vero, perché ultimamente stiamo facendo serie anche il sabato sera, dove in realtà poi ci siamo tutti e due, quindi vabbè, però principalmente il mercoledì e il venerdì sono i giorni dedicati proprio alle serie. Gli altri sono più variabili. Niente, detto questo, grazie a tutti quanti per il sostegno, grazie a chi ha rinnovato, grazie a Frega rinnovato, grazie a Giuseppe invece che è arrivato e subito si è sabbato, grazie mille ragazzi per il sostegno come sempre. Io vi auguro una buonissima serata, grazie anche per i bits che avete donato. Vi auguro una buonissima serata. Vi ricordo che ci vediamo domani sera. Hello Roger. Domani sera alle 22.15 e niente, fate i bravi ragazzi, ci vediamo domani, buona serata a tutti, ciao!